quando finisci dentro per un reato che non hai commesso, impari presto che il tempo è un lusso, è prezioso. Tu dopo 10 anni di carcere ti presenti qui. Papà, che ci fai qua? Quando sei uscito? Non puoi opporti alla vita. È un produttore musicale che ha i soldi per comprarci e salvarci dalla rovina. Mi opporrò con tutte le mie forze. Tra 3 mesi la banca pignorerà tutto. Abbiamo 3 mesi di tempo per rimettere in piedi la società e ce la possiamo fare. Quindi ho un piano. Un contest? Per talenti emergenti. Premio per il primo classificato 200.000 euro. È un concorso nazionale. Dobbiamo solo trovare un talento giusto. E io ci sono quasi. È un azzardo. L'altra sera ho sentito una giovane in un locale. Si chiama Regina. È una ragazza che va consigliata, guidata. Io sono così. O prendere o lasciare. Io voglio che Regina trovi la sua strada. E allora lasciale il tempo di sbagliare. Ti do una possibilità. Vedi di non sprecarla però, eh? Penso proprio di meritarmi un po' di fiducia, no? Abbiamo bisogno di te, anche se non te lo sappiamo dire. La rabbia che hai dentro è un sintomo. Il dolore, che non riesci a raccontare a nessuno, è la causa. Racconta quello. Il pubblico sentirà che stai parlando con il cuore e che sei sincero. Tu adesso ti devi calmare, ti devi prendere del tempo e ti devi curare. E si emozionerà con te. Ne sono sicuro. Farò tutto quello che serve per fermare mio padre. Ma non lo senti che stai cantando senza cuore? La tua voce è strozzata in gola. Guardami negli occhi e dimmi che non mi ami. Non l'ho ucciso mio padre. Non l'ho ucciso! Non so come riuscirò ad affrontare tutto questo. Prova a lottare per quello in cui credi, la tua musica. Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone, in prima assoluta, La voce che hai dentro. Da giovedì 14 settembre, Canale 5.